Logos Web Radio. Benvenuti su Logos Web Radio, quarto appuntamento della rubrica Scruscio, disturba il silenzio. In occasione del seminario Mafia Antimafia della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, abbiamo intervistato Gigi Di Fiore, giornalista del Mattino e scrittore di numerosi saggi sul fenomeno mafioso e sulla storia del brigantaggio nel Sud Italia. Di Fiore ci ha parlato delle infiltrazioni mafiose nel Nord Italia, dell'utilità delle intercettazioni e della sua passione nella lotta alle mafie. Abbiamo chiesto a Gigi Di Fiore cosa significhi essere nati nel Nord e quale sia l'entità delle infiltrazioni mafiose nel Nord Italia. È un fenomeno non di adesso e soprattutto ormai statisticamente accertato che la mafia più potente dal punto di vista criminale ma anche economico adesso, anche per la capacità di penetrazione e per anche il tipo di organizzazione interna che ha, è la 'Ndrangheta, quindi la mafia calabrese. Ed è stata la prima da sempre ad infiltrarsi al Nord, non a caso il procuratore come Caccia a Torino fu ucciso dalla 'Ndrangheta ed è accertato, non a caso il primo, adesso sono due, comune sciolto per infiltrazioni mafiose, che era quello di Bardonecchia in Piemonte, è proprio per rapporti con elementi 'ndranghetisti. E quindi è certamente una penetrazione dovuta anche alla organizzazione di tipo familiare, con le 'ndrine, hanno trovato 'ndrine addirittura in Australia, quindi sono ovunque e dappertutto, che ha portato a questa assimilazione, a questa penetrazione sul territorio del nord di questi tipi di mafie. Poi c'è una composizione, una ripartizione anche tra mafie di altra estrazione, di altra origine regionale, ma oggi si può affermare tranquillamente che la più forte, la più diffusa al nord è la 'Ndrangheta. Compreso il grave problema delle infiltrazioni 'ndranghetiste nel nord Italia, siamo andati più nello specifico chiedendo a Gigi Di Fiore quale sia il ruolo e l'utilità delle intercettazioni nella lotta alle mafie. Io ho presentato quando a Napoli il libro di Antonino Ingroia, sono stato io a presentarlo agli studi filosofici, quindi è chiaro ed evidente che oggi senza le intercettazioni telefoniche c'è poco da poter andare avanti con le indagini di mafia soprattutto. E prima si diceva che si dava troppo credito ai pentiti, quindi non adottando le indagini tradizionali, adesso invece che si dà troppo spazio alle intercettazioni, quindi alla tecnologia, e poco invece alle testimonianze e ai contributi, e certamente degli strumenti investigativi ai magistrati bisogna darli, e gli strumenti tecnologici sono necessari proprio perché le mafie camminano molto più veloce degli altri, con gli sms, con la possibilità di comunicare via internet, con la padronanza di una serie di tecnologie a cui o ci si adegua e quindi si partono delle risposte forti, oppure non vedo come si riesce ad arginare o a poter veramente fare delle inchieste serie sulle organizzazioni mafiose. Infine, abbiamo voluto approfondire la sua passione per la lotta alle mafie, in particolar modo se vi sia stato un episodio scatenante nella sua vita che lo ha proiettato verso questa lotta costante per la legalità. Molti anni fa, il mio primo libro sulla Camorra uscì nel 1993, si chiamava Potere Camorrista, fu adottato poi come testo consigliato a sociologia dal professore Amato Lamberti. E io sono stato per 13 anni il cronista giudiziario del Mattino di Napoli. La specializzazione, diciamo, l'interesse poi per le organizzazioni criminali è quasi fisiologica, quasi naturale. Chi si occupa di giudiziario in Campania non può non occuparsi di organizzazioni mafiose. Alla fine diventa quasi una specializzazione della specializzazione, cioè chi si occupa di cronaca giudiziaria non può non approfondire ed occuparsi di questo fenomeno, quindi con tutti i suoi addentellati, con tutta la sua lettura. A me interessa, devo dire la verità, molto poco l'aspetto essenzialmente criminale. I miei libri infatti sono su questa materia, sono anche questi libri di storia della criminalità, sia quello con la UTET che era sulla Camorra della provincia di Napoli, sia quello con la Rizzoli che invece è sui Casalesi, quindi Camorra della provincia di Caserta, perché io voglio attraverso questi libri dare una lettura di questo fenomeno attraverso l'evoluzione storica, che sia anche lettura del territorio e di certa cultura o sottocultura che ha investito questo territorio, e quindi anche comprendere le dinamiche, le complessità di questi territori. Quindi essere appiattiti solo sulle dinamiche criminali, secondo me, da poca la misura e la comprensione di quelli che sono questi fenomeni.
L'intervista è stata realizzata da Daniela Pistininzi, del progetto Vi raccontiamo le mafie, dell'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno. Al microfono Lucio Cipollari di Blogos Web Radio. Un saluto da Lucio Cipollari. Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.